Sono le ragazze, adesso vi dà una merda ad occhi chiusi, senza guardare. Perché? Sigla! Non c'è la sigla. Ma perché non c'è la sigla? Questo è un format nuovo, ragazzi, è un format nuovo. Che format è? Io non c'ho voglia. L'hai creato tu questo format? Sì, perché che format? Non c'avevo voglia di lavorare, ho detto fallo fare agli altri. E invece l'ho interpretato in un'altra maniera. Non voglio più denunce. E quindi te ne io non c'ho più voglia di fare un cazzo. È 2 anni quasi che siamo qua e non abbiamo svoltato un cazzo. Siamo ancora che pezzi al culo. Allora fatele voi le cose che siete più bravi. Fatele voi e non mi rompete il cazzo a me. Allora io invocherei Julian. Com'è che si dice? Perché il nome non lo so, è rumeno, ma che amico di Giuliano! Giuliano! Vai. Mi fai questa classifica? Felice regresso, figli della merda. Io sono Julian Damok e siamo qui oggi per parlare della top 5 delle peggiori fanbase nel rap italiano. Perché dovete sapere che peggio dei rapper ci sono soltanto i loro fanbase accanite. Diamo quindi inizio a questa top 5. Al quinto posto ci piazzo la fanbase di Sfera Ebbasta, perché con l'uscita dell'album Rockstar, da lui definito il disco dell'anno, e soprattutto dopo essersi auto-incoronato Trap King, i suoi fan sono convinti del fatto che non si possa muovere neanche una minima critica costruttiva o una riflessione per quanto riguarda la vuotezza e la pochezza di certi suoi testi. Ma soprattutto, se si osa sottolineare come la ricchezza di cui tanto si vantano sia la cosa essenziale o fondamentale per lo sviluppo di una buona vita, si passa automaticamente dalla parte dei frustrati, in quanto lui è uno che ce l'ha fatta, è riuscito a guadagnare e noi siamo qua a casa a fare niente. Al quarto posto ci piazzo la fanbase di Mezzosangue, perché dopo i 3 anni di attesa tra l'uscita dei suoi ultimi album, ma soprattutto dopo le vagonate di meme che il web ha diffuso, la gente ha cominciato a credere che quest'artista sia diventato una sorta di divinità. Non che non sia bravo, ma se qualcuno osa proferir parola, magari per quanto riguarda una traccia leggermente sottotono rispetto alle altre del suo nuovo album, diventa automaticamente un imbecille di settore. Quindi pare che il tempo di attesa tra un album e un altro sia diventato direttamente proporzionale all'intoccabilità dell'artista. Al terzo posto ci piazzo la fanbase di Capo Plaza, perché il ventenne che ha raggiunto numeri astronomici ed è stato spinto in tutte le maniere possibili su tutte le piattaforme possibili e immaginabili, ha creato ed ha centrato su di sé l'idea che con un'età davvero così modesta abbia fatturato davvero molto, ed è anche effettivamente così. Però i fan autonominatisi suoi portavoce sono attualmente dell'idea che, per quanto riguarda una giovane età ed un guadagno così grande, la sua divinizzazione, e quindi guai a dire qualcosa contro di lui o muovere anche una critica costruttiva, sia veramente una figura di culto, se non addirittura da divinizzare. Medaglia d'argento, qualcuno forse non se l'aspettava, per Young Signorino, perché nonostante questo personaggio sia uno dei portatori sani più trash veramente del web, ma soprattutto anche tra i più odiati del 2018, per la visibilità che ha ottenuto sotto qualsiasi suo contenuto, perché veramente i suoi video sono arrivati a numeri alle stelle, ci sono anche tutta una serie di fan che non mancano mai all'appello, convinti del fatto che Young Signorino paradossalmente stia portando una nuova onda, una nuova wave di contenuti nella musica italiana che probabilmente darà un po' di freschezza a questa scena musicale. Al primo posto ci piazzo la fanbase di Biondo, perché l'utilizzo dell'autotune e delle sonorità trap da parte di questo ragazzo nel talent Amici ha dato l'idea a tutte le ragazze, tra l'altro innamorate della sua icona, non solo di essere delle esperte di trap, ma di poter criticare chiunque osi dire qualcosa nel mondo dell'hip hop, ma soprattutto qualcosa contro di lui, in quanto magari queste persone sono esperte o ne hanno a che fare da un po' più tempo. Comunque, strano che nessuno parli della gaffe in live di Biondo, in cui durante un concerto gli sono caduti i pantaloni, ma giustamente non si può alzare un dito contro un tale mito. Satira! Se volete un'altra top 5, ragazzi, lasciate il like qua sotto e scrivete nei commenti le vostre peggiori fanbase. Noi ci rivediamo, un saluto da Kate Boy, un saluto a tutti.
Boba, regà! Beh, sicuramente aveva il suo da dire e io mi trovo abbastanza d'accordo. Ce n'era un paio che ho tremato. Scrivete qua sotto il prossimo che volete, la prossima clap. Perché parli come youtuber dei ritardati? Abbiamo i FabiJ. Allora, no, scrivete con questo sotto. Non vogliamo dire che FabiJ è per questo non vogliamo negare che FabiJ sia un bravo youtuber. No, è bravissimo. E questo lo diciamo perché non vogliamo essere messi. Lo diciamo per motivi legali. Dovete scrivere il nome dello youtuber e l'argomento della classifica. Non dovete scrivere cose a caso, ritardati figli della merda. O devo fare come FabiJ per farvi capire le cose. Satira. Satira. Ciao Favi. Nicola Favi. Nicola Fava. Chiudi.